inizialmente all'uomo colpisce molto l'aspetto fisico di una donna. Gli uomini sono molto più visivi di quello che magari può essere una donna. La donna a volte è un po' più cerebrale, ecco. Sì. Però quello che ho capito è che alcuni uomini in realtà hanno in testa tutta una serie di concetti: l'età, la posizione sociale, e quindi c'è anche una componente molto razionale negli uomini, che io fino a un po' di tempo fa avevo in qualche modo sottovalutato. Ma dunque, ovviamente ci sono, diciamo, tre esigenze fondamentali, no? C'è un'esigenza istintuale, che è quella quindi sessuale, e quindi diciamo che la trade mistica cosce, tette, culo funziona sempre, diciamo, da questo punto di vista, però non determina innamoramento, no? Anzi, talvolta, se una donna esibisce eccessivamente, poi innesca meccanismi di squalifica da un punto di vista logico-razionale, per cui sì, verrei a letto con te, ma non ti vedrei mai come la madre dei miei futuri figli, non ti vedrei mai come la mia compagna di vita, perché cioè, quindi il modello mignottone da corsa, diciamo, non funziona per conquistare a medio-lungo periodo, diciamo così. Ovviamente invece se la donna avesse esigenze sessuali, beh, allora quello può funzionare in modo rapido, a parte che alcuni uomini magari si inibiscono pure, per cui perché diciamo se si sentono predati non scatta quel meccanismo eccitatorio del piacere di conquistare. Sì, perché insomma, l'uomo in qualche modo vuole sempre dirigere il gioco, no? Sì. Sì, poi paradossalmente, diciamo, sedurre una tra virgolette verginella, tra virgolette, da molta più gratificazione emotiva rispetto a sedurre un mignottone, insomma. Quindi questo sì, è perché una sfida diventa una specie di sfida con se stessi. Esatto. E riuscire a conquistare la donna tra virgolette un po' più complicata, un po' più difficile. A me quello che mi piace molto dei tuoi video, quando tu rimproveri le malgascione, ecco, nel senso gli errori comuni, non cercare, non assillare, non ammorbare gli uomini, no? Perché si crea fondamentalmente l'effetto contrario, cioè dimostri l'equilibrio innanzitutto con se stessi per poter avere una relazione gratificante, insomma. Sì, bisogna partire sempre da se stessi, no? Perché se tu, come dire, non parti da te stessa, non valorizzi te stessa, diventi dipendente di qualcuno, sostanzialmente delega a qualcun altro la tua felicità, la tua infelicità, per cui vieni data per scontata, diventi eccessivamente pesante, eccessivamente malgacozza, diciamo, no? Ti aggrappi e quindi appiccicate, quindi inneschi il fatto che la persona, il maschio in questo caso, ti dà per scontata e quindi andrà a cercarsene un'altra che invece non è ancora scontata, no? Tu hai acquisito, sei in cassaforte, andiamo a vedere cosa c'è ancora andiamo a vedere chi è disponibile sul mercato, che è disponibile sul mercato, no? Questa gara della seduzione. Sì, ma è una spinta istintuale, dicevo, no? Quindi perché proprio questo deriva da come sono fatti uomini e donne, no? Un uomo può fecondare potenzialmente infinite donne, tra virgolette, mentre una donna può essere fecondata da un uomo solo alla volta, no? Per questo il maschio, diciamo istintivamente, per il meccanismo di conservazione della specie, cerca di spargere il suo patrimonio genetico istintivamente, intendo, su più donne possibili. Infatti, diciamo anche, come dire, tutti i mammiferi più o meno non sono monogami, mentre invece la donna comunque ha questo retaggio, diciamo, cioè questa funzione fisiologica per cui può essere fecondata da un maschio solo, per cui andrà a cercarsi istintivamente quello che secondo lei le può dare più garanzie da un punto di vista genetico e oggi anche da un punto di vista di sicurezza sociale, insomma. Quindi potenzialmente un uomo potrebbe avere infinite amanti, diciamo così, che poi vabbè, se riuscisse in qualche modo a... Mentre una donna al massimo tendenzialmente ne ha due, insomma, un erogatore di... L'amante è quello che
quello ufficiale, diciamo. un erogatore di servizi, che è quello, il marito, tra virgolette, che le dà stabilità, sicurezza e gratifica la parte logica, e la canaglia che invece, tra virgolette, le dà Gli dona le emozione, emozioni, la parte le dà emozionale. trasgressione, sì. Trasgressioni. Tu dici sempre, a volte mi colpisce in qualche tuo video, no? Per fare innamorare bisogna saper far coinvolgere la parte emotiva dell'altra persona, no? Sì. Altrimenti non c'è coinvolgimento, no? Allora, che cosa intendi tu per appunto stimolare la parte emotiva dell'uomo, cioè da un punto di vista appunto mentale o cioè, ci manteniamo sempre al discorso fisico? No, allora il discorso fisico è l'esca. Ok, Quindi l'amo, diciamo. serve per Ok. innescare, diciamo, il desiderio, no? Quindi innesca un interesse. Ovviamente, se tu vai a pescare, devi avere l'esca e devi avere anche l'amo, no? Perché se non c'è l'esca, il pesce non si avvicina. Ma se c'è soltanto l'esca, il pesce arriva lì, mangia, si ingrassa e se ne va. Cioè, tu se gliela dai tranquillamente, così, senza mettere nessun vincolo, senza suscitare emozioni, il maschio se la piglia e poi se ne va. E Sì. invece l'amo sono le emozioni, però ovviamente mettere solo l'amo il pesce non è attratto, no? Perché innesca subito meccanismi di difesa. Le emozioni di solito, l'emozione è energia fondamentalmente. L'ideale sarebbe quella di andare a risvegliare, come dire, emozioni compresse. Non è. Sono degli stimoli nel senso alla fine, le emozioni. Sì, diciamo che bisogna attraverso il comportamento non generare emozioni nuove, ma amplificare emozioni che già sono presenti all'interno della persona, magari rimosse, compresse. E quindi, che ne so, se uno ha vissuto e poi rimosso la paura dell'abbandono, si innamorerà di quella che gli farà risuscitare questo zombie, quindi gli darà, come dire, l'idea di abbandonarlo, no? Di poterlo Quindi anche abbandonare. emozioni negative praticamente. Sì, perché la parte emotiva non distingue tra bene e male, piacere e sofferenza, positivo o negativo, insomma. Anche È la parte logica che distingue la cosa, ma non la parte emotiva. no, comunque sia, molte volte io sono convinta che noi agiamo e agiamo inconsciamente. Per Sì. poi razionalizzare, ah, ho agito così perché no, perché questa cosa. In realtà inizialmente abbiamo agito essenzialmente d'istinto, poi Sì, razionalizziamo. fenomeno studiato da, mi sembra, Festinger, no? Dissonanza cognitiva, cioè nel senso che dai una spiegazione logica a qualcosa che, la nostra mente logica ha questa funzione, no? Prende atto del fatto e quindi siccome vuol trovare una spiegazione, trova una giustificazione, no? Tra le infinite possibilità trova quella che si adatta di più. Beh, ci sono persone che, non so, sindrome di Stoccolma giustificano il carnefice, no? Per dire, no? Che ne so, poverino, ha sofferto da piccolo, adesso sì che mi prenda schiaffi, ma perché lui da piccolo ha patito tanto e quindi, per dire, no? Cioè, si arriva all'assurdo, no? Poi. Sì, si arriva anche a giustificare la violenza, cioè Sì, le sì, donne in alcuni casi giustificano le violenze che sì. Sì, si subiscono. può giustificare tutto, certo, sì. Ecco, secondo me è un disturbo, senza generalizzare, però che noto spesso il disturbo narcisistico oggi come oggi, molto molto diffuso, nel senso che c'è molto auto, cioè io, nel senso io voglio, l'empatia, ecco, questa è una cosa. Sì, tra l'altro io appunto chi ci segue, vabbè, tra i miei canali YouTube che sono diventati sei, oramai ne ho anche uno che è appena nato, che è da poco, insomma, Liberty dei Narcisisti con Massimo Taramasco, dove parlo proprio dei narcisisti, insomma, esclusivamente i narcisisti. Sì, credo che ultimamente sia diffuso. Poi è ovvio che non è che qui andiamo a fare una diagnosi per Clinica, vabbè, capire certo. clinica, anche perché tu interagisci, però il concetto di fondo è che narcisista o non narcisista, se una storia ti dà sofferenza, devi avere la forza di chiuderla, cioè non stare lì a rimuginare. Finire è una situazione che non va, certo. Eh sì, per forza, cioè che poi sia narcisista, non lo sia solo con te, non lo sia con un altro,
Questo è un altro discorso, però diciamo, per prima cosa devi staccarti. Anzi, l'ideale sarebbe innamorarsi di chi già abbiamo la certezza che ci ami. Questo sarebbe. Un passo in avanti all'altro per poi iniziare anche noi a fare praticamente nei confronti dell'altra persona. Beh, sì, infatti. L'ideale sarebbe quello, da un punto di vista visto soggettivo della persona, insomma. Perché se ti innamori di uno che, o di una che in realtà non ti ha dimostrato nulla, beh, insomma, rischi di. Poi, per carità, ogni tanto è anche bello rischiare, no? Bisogna farlo consapevolmente, no? Io dico sempre, bisogna imparare a fare come ha fatto Ulisse con le sirene, no? Cioè, non è che si è tappato le orecchie le ha fatto tappare i marinai. Perché lui si è vissuto il pathos dello struggimento del canto delle sirene, però si è fatto legare, perché se no sarebbe finito sugli scogli come finiscono tutti gli altri, quindi qualche. Era consapevole della situazione, Esatto, brava, brava, fondamentalmente. esatto. Se sei Cioè, nel consapevole. senso, io ho consapevolezza, quindi mi vivo questa situazione perché sono consapevole di quello che vado a fare, con i rischi eventuali connessi, annessi. Esatto, con i rischi connessi che però non devono essere rischi che possono turbare la mia, come dire, la mia quiete, insomma, la mia pace interiore, insomma. Voglio Anche se dire, io se mi prendo una fregata. scusa che ti No, interrompo, ci mancherebbe. personalmente io come donna, no? Sì. Magari qualche anno fa avevo più bisogno sempre costantemente di dimostrazioni anche da parte degli uomini. Adesso che magari sono un po' più sicura di me e anche ho più consapevolezze, diciamo, quello che ricerco è prima di tutto l'equilibrio con me stessa, poi se riesco ad avere qualcosa di positivo dagli altri, che ben venga, altrimenti non fa niente. Beh, sì, questo va anche bene. L'importante è che tu non soffri, no? Perché è ovvio che, come dire, se entri in una relazione in cui tu sei quella che dà e l'altro prende e basta, beh, diciamo che dopo un po', la parte logica patisce, insomma, perché per la parte logica 2 più 2 fa 4, sempre 4, e quindi non la pigli per il culo più di tanto, cioè. Quindi cioè, se non c'è scambio, certo, uno può farlo consapevolmente, no? Però Però. Massimo, tu mi insegni che se innanzitutto uno non ha un equilibrio con se stesso a Eh beh, livello mentale, a livello emotivo, non può certo. avere Vabbè, una ovviamente. relazione comunque ottimale con l'altra Sì, è persona. ovvio, ovvio. Bisogna avere perlomeno autostima. Diciamo che tra i vari ingredienti della seduzione, quello a cui non si può prescindere è l'autostima. Perché altri ingredienti possono essere, come dire, optional. Quello invece. Deve essere di serie, insomma, ci deve essere per forza. Se non ami te stesso, sei un derelitto, insomma, non ti amerà nessuno. E poi Sì, svilupperai un po' di attaccamento. autostima positiva, insomma, tranquilla, quello va bene, senza degenerare, quello sì. Beh, sì, degenerare sarebbe poi diventa un delirio di onnipotenza, no? Però nel Sì, senso. senza manie di grandezza, intendevo Sì, quello, però no? autostima nel senso di dire se io sono così. Se ti vado bene, sono così, se non ti vado bene, fuori dei marroni, avanti un altro. Cioè, non è che mi accanisco e diciamo, e vado a fare un inguino su questo. E non è Mi faccio che. morire l'altro giorno che dicevi la formula magica per allontanare le Sì. persone negative. Non Esatto. citiamo la Non parola in citiamo la questione, parola, il però. vaffa! Ci fermiamo al vaffa. No, però, sì, è così, insomma, cioè. Mi piaci perché vai dritto al punto, ecco, non giri intorno alle questioni, vai dritto all'obiettivo. Beh, perché girare in giro, tanto alla fine poi serve poco. Intanto ringrazio per le scienze, ciao per le scienze, che ha scritto Grande Massimo, grazie. E, sì, io credo che sia, poi alla fine vivere i rapporti sentimentali, ma tutte le cose nella vita, insomma, sarebbe Sì, semplice. anch'io sono per l'essere sincera, anche se ho imparato un po' di diplomazia nella mia vita, che non vuol dire essere falsi, ma vuol dire sapersi adattare alle situazioni con le quali ti confronti, ecco. Beh, sì, sapersi adattare sì, però è ovvio che dipende cosa intendi adattarsi, no? Cioè, nel senso che se io ti devo vendere l'enciclopedia, per fare un esempio, no? Ti devo vendere qualcosa, allora cercherò in qualche modo
di adattarmi alle tue esigenze, perché comunque è un rapporto che si esaurisce a un un obiettivo più. obiettivo e si esaurisce comunque come dire, in un tempo ridotto, no? Ma se devo, come dire, adattarmi, che ne so, un narcisista che ha manie di controllo, manie qua, manie là, è ovvio che bisogna uscire fuori, no? Dalla situazione, perché altrimenti, cioè, diventa un tormento, no? Cioè, dicevo. Anche se non è facile il cambiamento per le persone, non è mai facile. Innanzitutto non è facile neanche con se stessi, figurati cambiare gli altri, a volte è complicata questa cosa. Ma il cambiamento sì, in realtà avviene sempre, noi cambiamo continuamente, no? Come siamo impermanenti. È il miglioramento che è difficile. Miglioramento, esatto, il sì. miglioramento. E cambiare di fatto cambiamo, però migliorare in effetti è come un giardino, va coltivato, no? Cioè, se tu prendi un giardino non è che non cambia, però è più facile che crescano le erbacce, che nascano il prato inglese, insomma, se vuoi il prato inglese ci devi lavorare sopra. Le erbacce vengono spontaneamente, diciamo così, Quelle non nascono, devi, diciamo così, esatto, non ci devi spontaneamente. fare niente, non devi neanche impegnarti. E quindi nelle relazioni sentimentali, ripeto, sarebbe semplice, no? Basterebbe promuovere chi ci dà benessere e abbandonare chi ci dà malessere, punto. Cioè, la Questo logica è è. semplice, no? Sì, è semplicissimo. Poi è ovvio che tra il dire e il La fare c'è di mezzo il vincolo, cioè il vincolo sono le nostre paure. E poi lì è quello che dicevamo prima, cioè se tu temi la solitudine e dici, cavolo, ho trovato questo, sì che è un catramista, Mi cassa adatto a integrato. questa situazione pur di non stare da solo. Catramista in cassa integrato senza fissa dimora, alcolista, etilista, per dire, mi fa le corna, però cavolo, se lo perdo come faccio? Ormai ho già 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni, resterò da sola, bla bla bla. Se ti fai questi ragionamenti qua è ovvio che ti tieni, ma d'altra parte è un po' come le persone affamate o assetate, se tu hai sete e sei in un deserto, non è che vedi una pozzanghera piena d'acqua sporca e dici no, io sono un San Pellegrino, ghiacciata, con la fettina di Non la limone, non bevo, non la bevo, bevo, ti ci eh. butti lì e lo È la bevi, prima cosa che ti capita, sì, no? certo, prima cosa Quindi che cogli. è anche emotivamente, no? Se tu impari a darti emozioni, poi insomma insegni la tua parte emotiva a scegliersi emozioni buone. Quindi Anche il gli altri delle vaffa può emozioni essere le scriviamo noi un'emozione, stessi con la nostra no? vita. Sì, ma anche anziché continuare a subire, il vaffa, come dicevamo prima, detto emotivamente alla persona alla quale non lo diresti mai, è una forte emozione. Se tu lo fai deliberatamente, consapevolmente, crei un'alleanza alla tua parte emotiva perché gli stai dando un'emozione, no? La tua parte emotiva capisci che sei tu che gli dai emozioni e quindi si allea, insomma. Sì, è anche un po' Esatto, liberatorio alla fine, cioè dici quello che pensi realmente, no? dici quello che pensi, che però non avresti, devi fare un atto di coraggio, no? Non avresti mai avuto il Che non avresti coraggio. fatto normalmente. Esatto, fai quello che non faresti mai e hai risolto il problema, praticamente. Sì. Quindi diciamo che quello che tu inviti è alle persone di essere se stessi migliorare se stessi per avere relazioni migliori. Sì, Quindi per beh, questo. cioè, in realtà essere se stessi dipende cosa intendiamo con essere se stessi, cioè nel senso che se io, nel senso essere se stesso non vuol dire seguire i propri turbamenti emotivi, cioè se io, Sì. essere se stessi vuol Certo. dire definire degli obiettivi chiari e perseguirli da un punto di vista sentimentale affettivo, cioè se una donna, per dire, Anche si... se io personalmente ti posso dire una cosa, io a volte leggo, oggi ci sono tante persone no, che parlano di relazioni interpersonali, quando sento dire le tre regole per farlo innamorare, i cinque comportamenti per piacere, cioè, queste mi sembrano a volte generalizzazioni, nel senso che. Sì, beh, ma diciamo che sono generalizzazioni che. Beh, Ce ne sono intanto. tante di queste cose, io vedo anche a volte su internet, no? Sì, Ci sono no, ma tante a anch'io, volte. se tu. Adesso tutti sanno capire gli Sì, altri, ma comunque. allora dunque, È pieno di. Sì, se tu vuoi vedere i miei video, ne ho fatti anch'io, dove 7 regole, 5 regole, 4 regole. Io su 27.000 video che ho fatto, ce n'ho un N con Sì, un vabbè, ma è numero di. No, diverso, è ma sì, diverso. però il concetto di fondo è che
diciamo, al di là di tutto si tratta di far passare un concetto, no? Quindi se tu metti un titolo con 7 regole, 5 regole, le persone vogliono semplicità, no? Per cui Vogliono la linearità. esatto, hai più possibilità che quel video lì venga visto. Poi i concetti che fai passare, quelli dipendono un po' da tutto. Purtroppo ci sono infinite variabili, però se uno riesce a capire l'altra persona e riesce a capire se stesso, poi può adattare, diciamo, queste regole poi alla sua situazione personale, individuale, insomma. Sì, sono uno spunto di riflessione, Sì, magari, infatti, no? infatti, certo. Sì. Beh, non pretendono di risolvere niente, però danno, come dire, qualche spunto di riflessione, appunto, per capire, soprattutto per capire che almeno non bisogna mai accanirsi sulle situazioni, non bisogna mai rimuginare, non bisogna mai, bisogna un po' affrontare un Io po'. questo un po' ce l'ho, perché io sono una persona riflessiva, ma anche sensibile. E quindi a volte rimugino, questa cosa mi capita. Oppure, Questo. sai che mi succede? Se vivo una situazione spiacevole, faccio un po' fatica a scrollarmela di dosso, cioè mi rimane un po' addosso. Questo sì, mi succede. Eh sì, bisogna, diciamo, piano piano acquisire una consapevolezza, per cui alle volte è meglio mollare la presa e rivolgersi ad altro. Diciamo che sfruttare il concetto che la nostra mente non può stare senza pensieri, no? Quindi se tu, come dire, la lasci andare in modo libero, è probabile che ti porti lì dove c'è una tensione. Se tu immetti altre tensioni, immetti altre cose, ti passa. Io faccio sempre l'esempio: quando pensi a lui che ti fa soffrire, datti una martellata su un dito e vedi che istantaneamente, quando senti il dolore, la tua attenzione è sul dolore, no? Lo Quindi associ a lui, dolore lo associ anche a martellata. lui, però comunque non ci pensi più perché c'è qualcos'altro di più importante, insomma, voglio dire. Questo per dire che cosa? Per dire che devi darti altre Io tensioni, altre vado a fare emozioni. sport quando sono arrabbiata, ad esempio, vado Beh, a a fare fare sport. sport, scaricare, va bene, anche frequentare altre persone, insomma, fare altre cose, darsi altre emozioni, insomma, fare Degli qualcosa. altri sì, altri obiettivi, come dici tu, altri Altri obiettivi, obiettivi, altre emozioni. altri stimoli, certo. Ognuno poi ha le sue, però dobbiamo avere se. Ecco, l'ideale è essere noi che scegliamo le emozioni, non ne siamo succubi, no? Però le emozioni dobbiamo darcele, perché fanno parte della nostra vita, non possiamo vivere senza emozioni, cioè se cerchiamo di vivere senza emozioni, appunto la nostra sfera emozionale se le va a prendere lei. E il modo più semplice è farti innamorare proprio di quello sbagliato, e allora ti dai proprio le emozioni La più. zampata sui piedi Esatto, direttamente. infatti. Anche se un minimo, cioè nel senso a me piace ad esempio un po' organizzare, no? Ora faccio questo, ora faccio questo, no? Non so questa cosa in amore perché mi capita anche quando provo un sentimento per una persona, no, stasera preferisco fare altro, cioè anche se gli voglio bene preferisco fare altro, non vedere quella persona. Beh, questo credo che sia una cosa buona e giusta. Certo, fai bene, secondo me fai bene, perché intanto sei seduttiva, più seduttiva, perché comunque sei tu che dai Sì, non emozioni. sono lì che cerco, che Sì, mando sì, sì. 150 messaggi, no, No, queste cose no, non. questo è positivo, è positivo. E Poi poi, vabbè, come un momento dire, di gelosia ci sta, però. sì, però viviamo anche in un pianeta sovrappopolato, no? Se, fin tanto che non ci sterminano con qualche guerra atomica, diciamo che la cosa che ma. Speriamo di no, Speriamo anche di perché no. le premesse ultimamente Esatto, sono state non un po'. sono. Esatto. E quindi voglio dire, ci sono tante possibilità, no? Infinite possibilità. Esatto, infinite possibilità. Morto un papa se ne fa un altro, insomma, alla fine, insomma, morto un re se ne fa un altro. Quindi Quindi diciamo che lavorare con se stessi è semplice e difficile allo stesso tempo, ecco, questa è una cosa ma sì, che poi mi ognuno, sorprende. diciamo, anche lì lavorare con se stessi. Io dal mio punto di Vai, tu ci vista lavori tutti i giorni 24 ore su 24? sì, no, ma io Più o penso meno. che darsi emozioni, farati di coraggio sia un buon sistema per creare una buona alleanza con la sfera emotiva. Poi certo, ognuno fa il suo percorso, anche
percorsi meditativi, uno fa quello, insomma, ci sono tante strade che ti portano a un benessere individuale. Quello Soprattutto. che è bello di te, se posso fare un'osservazione, è Sì. che da un lato sembri una persona molto pratica, nel senso, questo è così, faccio una soluzione, trovo questo molto pratica, molto veloce, però dall'altro sei anche molto mentale, cioè molto di ragionamento, come se avessi tutte e due queste caratteristiche, cioè ho avuto questa Sì, percezione di te. beh, ma no, ognuno di noi ha tante sfumature, insomma, poi bisogna cercare secondo me di farle confluire in un qualcosa di utile, insomma. Anche l'amore è irrazionale, se vogliamo, no? Perché non è, però possiamo studiarlo attraverso la razionalità, capire quali sono le leggi che lo governano fondamentalmente. Credo che sia positivo, no? Anche questo, insomma. Qui oggi mi stanno tutti i segnali di gradimento, adesso gioco con i capelli, prima mi toccavi le là, facevi i linguini. Bene, bene. No, comunque mi ha fatto No, però piacere questo discorso, insomma, perché comunque è sempre bene ricordare che essere felici, tutto sommato, è facile, insomma, se vogliamo esserlo, perché la maggior parte dell'infelicità è, come tu magari sai meglio di me, un fattore mentale, no? Perché. sì, tutto deriva dalla mente, nel senso tutto scaturisce da lì. Sì, le sofferenze, Sono poi i nostri per. pensieri, no? Che alla fine. Esatto, per carità, poi le sofferenze ci sono anche fisiche, ma oggi fortunatamente, almeno nella zona dove viviamo noi, sono molto più ridotte, no? Però quelle mentali dipendono dai nostri pensieri, quindi pensieri, ad esempio, rimuginare, pensieri negativi, credenze negative, insomma, tutte cose che E magari possiamo. quando una persona ha un problema si focalizza sul problema senza vedere quali potrebbero essere le vie di uscita del problema. Ecco, bravo, questa è un po' la differenza tra i pessimisti e gli ottimisti, no? Cioè, nel senso, noi dobbiamo focalizzarci sulle soluzioni, tanto il problema, Soluzioni, sì. cioè, invece spesso, perché il problema ti dà emozione, e questo restare nel problema ti tiene sempre in stato tensionale, in stato emozionale, no? Essendo mi tradirà, non mi tradirà, cosa farò, cosa non farò, tu vivi sempre in stato tensionale, quindi. La tua parte emotiva, se non gli dai altro cibo. Oh, vedo un micio, o sbaglio? Sì. Sì. Che bello, come si chiama? Puffy? Baffi. Ah, Buffy. Ah, Buffy, proprio Baffi. co come i Buffy. Che bello. Sto Aspetta. micione. Eccolo lì. Grande, grande. Dobbiamo essere un po' come i gatti, no? I gatti sono, secondo me, anche io ho avuto una gatta per tanti anni, morta a 23 Beh, io anni, sono un po' quasi. streghetta, sono il gatto nero, quindi, no? Sì. No, ma i gatti sono, diciamo, un esempio, no? Di come si seduce, perché anche un po' di, tra virgolette, egoismo sano, io chiamo comunque, il gatto viene lì, fa le fusa, magari per un periodo, poi quando Sì, gli. io adesso stavo per i fatti miei e E lui è lui venuto qui. viene e poi dopo magari se ne va e non ti Morde. vuole, e ti morde, non vuole rotture, no? E questo è un po' Sì. destabilizzante, no? Se vogliamo sedurre dobbiamo imparare un po' a destabilizzare, interrompere gli schemi, fare un po' di push-pull, esserci, non esserci, insomma. E tutto quello che dà emozione seduce, tutto quello che dà Sì, non tranquillità essere non seduce. prevedibili in un La certo qual senso. Se tu strega hai sempre Buff. un comportamento lineare, fai sempre le stesse cose, questa cosa annoierà prima o poi, no? Certo, sì. Anzi, sicuramente, lo Se diceva anche Battiato, no? In una canzone, ciò che ci unisce ci dividerà, perché tu non puoi pensare di continuare a fare sempre le stesse cose, a un certo punto arriva il ribaltamento e come dire, come mangiare sempre la stessa minestra, certo, o bere acqua, per un bicchiere d'acqua mi darà piacere, il secondo pure, però poi dopo se mi fai bere 8 bicchieri d'acqua di fila, Anche se dopo. molte persone non vogliono uscire dalla loro zona di comfort, cioè gli piace stare lì, gli piace stare lì. Sì, restano lì da un punto di vista istituzionale, no? Però poi trasgrediscono, quindi. Sì, magari, soprattutto le persone iperlogiche, magari non si separerà mai da te, ma inizierà a cronificarti, ad esempio. Sì. Questo può essere un'altra possibilità. Inizierà a cercare altre emozioni, fondamentalmente. Certo. Perché lo farà, sì. Poi ripeto, le persone iperlogiche, una persona emotiva magari
chiude una storia e ne inizia un'altra, no? Perché le emozioni, ma è una persona iperlogica che magari ci ha messo di più a coinvolgersi, non si è mai coinvolta del tutto, lo fa perché c'è una motivazione logica, a meno che non venga meno questa motivazione logica, resta con quella persona, però tende poi a trasgredire, ad avere, Tende a cercare diciamo. altre vie di uscita, Eh praticamente. sì, certo, a trovare altre situazioni, insomma, che diano trasgressione, che diano. E questo è, siamo fatti così, insomma, c'è poco da fare. Riccardo Giampietruzzi e Francesco 1968. Bene, bene, mi ha fatto piacere questa chiacchierata. Intanto saluto un po', salutiamo un po' di follower, dei tuoi follower. Aliena Papon, li conosci? Conosci qualcuno? Aliena, no? Marcella, Manutella, che sei un incrocio tra Nutella e non sappiamo che cosa, è Mano e Nutella. È una cosa da mangiare. Eh sì, la Nutella sì, la mano. Poi abbiamo Tiziana Rita, BGR. Bene, bene, non so se hai qualcosa, se no potremmo anche salutare. No, non so se vuoi farmi una domanda tu. Beh, a me intanto sei sarda? No, io sono di origine lucana. Ah, lucana, perché sentivo che l'accento sembrava un accento sardo, quindi. No, Vabbè. Basilicata. Sono originaria della Basilicata, però da quando ero piccola che mi vivono in Umbria per motivi di lavoro. E quindi sto qui in Umbria. Ah, in Umbra. E, no, intanto, beh, dica ai tuoi follower che presto uscirà sul mio canale, invece YouTube, un'intervista di Federica, e quindi scopriremo, conosce, non sappiamo ancora di cosa parlare. Io sono sarda, Roberta Z77. Ma ragazzi, io sono lucana. Una che io sono sarda. No, no, vabbè, Lucana. E, beh, ad esempio. Sono non mediterranea. Ad esempio, la domanda che faccio di solito, che cos'è che non faresti mai in amore? Che, cioè, come, che cosa non arriverei mai a fare, Sì, cosa non intendi? faresti mai, sì. Ma io sono abbastanza, cioè una cosa non lo so, non mi viene in mente, cioè Cioè, se che io ti sarà. dicessi, guarda, se, non so, se vuoi conquistare questa persona, fai questo, cioè no, questa cosa qua non la farei mai. Beh sì. Se una cosa non mi piace, no, Ma che non cos'è mi che sa. non faresti mai, però? Ma Riveliamo non questo. andrei mai, che ne so, se io mi devo mettere lì a cercare un uomo, ma ti va di uscire, cioè nel senso io un po' voglio essere, vedere che dall'altra parte ci sono delle attenzioni, se no io difficile che troppo mi espongo. Quindi non Mi inseguiresti piace. mai un uomo, insomma. Sì, magari ti do dei segnali, però se poi vedo che non c'è uno scambio, una reciprocità, non sono una che sta lì ad Quindi insistere. non ti accanisci, insomma, anche se ti piace tanto, No, non ti accanisci, lasci no. A perdere, insomma. me l'unico, lo sai quando un po' mi accanisco? Quando un po' magari mi sono innamorata e che ne so, c'è un problema, un litigio, magari è capitato che dai, parliamo, chiariamo. Quando mi scatta l'amore, ecco, quando mi scatta l'innamoramento. Cioè, quando ti scatta l'innamoramento, sei disposta quindi a accettare compromessi? Ok, Ah sì, a fare qualche passo in più verso quella persona, capito. sì. Però io non mi innamoro facilmente, Beh, beh, boh, ci ho sì. stanza. Ma ti è capitato Innamoro. però qualche volta? Sì, mi è capitato e una volta veramente proprio tantissimo, beh, proprio, cioè con questa persona, ogni volta, anche da un punto di vista fisico, sembrava sempre come se fosse la prima volta, c'era sempre tantissime emozioni. Si vede che ha agganciato, diciamo, qualche struttura interna, insomma, ti stava stimolando. No, però magari immaginavo che passando il tempo, da un punto di vista anche fisico, le emozioni fossero di meno. Invece la storia è andata avanti nel tempo e da un punto di vista anche fisico c'è
c'è stato sempre anche un aumento dell'intensità. Ah, beh, questo è bello, insomma, bello, bello, bene, bene, brava, brava. Cioè, come una sorta, è presente quando ti trovi talmente in complicità bene con qualcuno che dopo anche a livello emozionale, anche a livello fisico, si crea tutto spontaneamente. Bene, bene. Sì, quindi è una bella storia. Poi è finita per quale motivo? No, non è finita. Ah, sta andando avanti. Eh beh, allora dai, allora siamo sulla cresta dell'onda, insomma. Vabbè, poi ci racconterai quando finirà, come sarà finita, Anche se insomma. non sono fidanzata, ecco. Sì, no, capito? Beh, certo. Sì, mica bisogna essere fidanzati. Queste sono soltanto congetture, diciamo, da un punto di Perché gli vista. soggi dicono: ma tu allora sei fidanzato, non sei fidanzato, no? Vogliono sempre un po' etichettare, no? Sì, sono etichette, non hanno nulla di che. Bene, bene, dai, allora salutiamo e vi invitiamo presto, non sappiamo, tra qualche giorno ritroveremo la nostra Federica invece sul mio canale YouTube, quindi così la conosceremo. Tanto Io ti saluto, ringrazio veramente di grazie questa opportunità, sono stata veramente a te. onorata, Fa anche perché ti piacere considero una persona a me. L'onore è tutto di mio, davvero, gamba. grazie. Grazie, grazie. Allora, a presto. Ciao a tutti. Ciao Federica. Ciao, ciao, Buona ciao. serata. Buona serata. Ciao, ciao. Gamba. Grazie, grazie. Allora, a presto.